E noi rientriamo in studio, come detto, avvicinandoci al territorio dove appunto risiede Padre Pio TV, questo amato Gargano che ogni martedì riscopriamo con uh, Orazio Armillotta alla caccia delle orchidee spontanee che nascono sul nostro territorio e, eh, come vi anticipavo prima, oggi anche grazie a Franco Salcuni, direttore artistico di Festa Ambiente Sud. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Franco, ben arrivato ai nostri studi. Sei qui perché ormai siamo alle porte della ennesima edizione, poi ci dirai tu quale, perché ormai sono tantissime le edizioni di Festa Ambiente Sud che eh, si eh, realizzano sul Gargano. FestAbiente Sud, mi correggerai poi se sbaglio, nasce a Monte Sant'Angelo, ma negli anni si sviluppa su tutto il territorio e oggi è una kermesse culturale che coinvolge diversi centri garganici. Sì, innanzitutto è la diciannovesima edizione, e abbiamo iniziato nel 2005. Eh, si sì, è nato come un festival che aveva sede a Monte Sant'Angelo ma già con una vocazione nazionale perché lo dice il nome stesso Festa Ambiente Sud è il tentativo di mettere su una manifestazione che si occupasse delle questioni meridionali ma dal punto di vista della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile e il festival si sì, è diventato festival di territorio nel senso che eh, sta coinvolgendo diversi comuni, eh, sempre del Gargano. Eh, Quest'anno, come l'anno scorso, partiamo da Rignano Garganico, attraversando eh, San Marco in Lami San Giovanni Rotondo, poi Monte Sant'Angelo, poi Mattinata per finire a Bieste e Foresta Umbra. Il programma è molto ricco, molto composito, ormai abbiamo una vocazione internazionale. Eh, il tema: ambientalista di quest'anno è l'acqua. L'anno scorso ci siamo occupati di energie, due anni fa di economia circolare, quest'anno il tema emergenziale ci sembra quello dell'acqua, tra l'emergenza siccità da una parte e l'emergenza bombe d'acqua dall'altra. Ormai è un tema che non possiamo più non affrontare ed è centrale se vogliamo parlare di transizione ecologica. Infatti, è molto evocativo il titolo Arsura: vincere la sete del pianeta, che fa un po' ecco, eh, il punto su eh, quelli che sono gli asset principali della festival, di questa diciannovesima edizione di Festa Ambiente Sud: cambiamenti climatici, aumento indiscriminato dei consumi, distruzione degli ecosistemi naturali, giusto ecco per citarne qualcuno. Eh, quindi un festival importante, bello, direi necessario quasi sì, è necessario insomma a, aprire dei degli spazi di riflessione poi noi lo facciamo in una maniera festivaliera appunto, estiva se vogliamo senza abbandonare la vocazione culturale però lo facciamo anche intrattenendo è ricchissimo il cartellone musicale, faremo una ventina di concerti Uh, abbiamo già annunciato il programma della tappa finale di Vieste uh, che si aprirà il 31 luglio con il grande Gilberto Gil dal Brasile uh, e poi di seguito una settimana intera di ospiti brasiliani avremo grandi star dal Brasile uh, Marco Svalle Seu Jacques Morellenbaum e tanti altri. L'obiettivo è quello di aprire un focus sull'Amazzonia. Sulla è bello infatti questo abbraccio tra il vecchio e il nuovo continente. Il, il, il tema dell'Amazzonia, eh, quando si parla di acqua, è un tema centrale, perché il caso amazzonico è un caso eh, che ci fa capire come le riserve d'acqua dolce si reggono su, su, sugli ecosistemi naturali. Eh, noi al, al centro del nostro festival metteremo più focus. Eh, quello amazzonico è particolare perché abbiamo scoperto che oltre al Rio delle Amazzone, che è la più grande riserva di acqua dolce, ci sono anche dei fiumi d'aria, nel senso che l'ecosistema amazzonico riesce eh, per, ehm, a fare del continente sudamericano un continente quasi senza deserti. Se, se noi osserviamo quasi tutti i continenti hanno hanno dei grandissimi deserti, il Sud America ne ha pochissimi. Perché? Perché esiste questo ecosistema che assicura una riserva d'acqua a tutto il continente sudamericano. Allora, eh, preservare dei grandi ecosistemi è molto significativo. La stessa questione si dice in Europa, per esempio, noi ce l'abbiamo sulla questione delle Alpi. Le Alpi sono un grande ecosistema naturale che va salvaguardato nella sua integrità perché è la più grande riserva d'acqua dolce d'Europa. È la siccità che ha colpito le Alpi e l'innalzamento delle temperature con lo scioglimento dei ghiacciai e il fatto che quest'anno ha nevicato poco, ha, ha gettato nella siccità mezza Europa. Non solo da questa parte, nella Valpadana, eh, è successo questo, ma è successo in tutto il bacino che fa riferimento alle Alpi, quindi anche in Austria, in Germania, in Francia e dappertutto. Allora eh, rimettere al centro questi grandi ecosistemi e le politiche di salvaguardia di questi grandi ecosistemi accanto alle politiche di lotta al global warming eh, significa eh, lavorare perché l'acqua ci sia e non ci sia più siccità. Assolutamente d'accordo con te, intanto alle nostre spalle stanno eh, passando le immagini dell'edizione. Dell'anno scorso i nostri telespettatori avranno potuto apprezzare quante cose succedono all'interno di Festa Ambiente Sud, quindi, come si anticipava prima, non solo tante città ormai coinvolte nella kermesse: Regnano Garganico, San Marco, Illamis, San Giovanni Rotondo, Mattinate e Vieste oltre ovviamente a Monte Sant'Angelo, ma tanti eventi culturali che potete rintracciare anche su, sul sito ufficiale della manifestazione di Festa Sud che è appunto www.festambientesud.it. Ecco, eh, pregherei la regia se eh, è possibile di andare un attimo sul sito perché eh, nella parte inferiore ci sono alcune immagini che ritraggono quelli che sono anche i concerti più importanti che accompagneranno questa edizione. E abbiamo parlato tanto del Brasile, ma ci saranno anche concerti di artisti italiani. Sì, noi quest'anno faremo una doppia tappa nell'abbazia di Pulsano, che abbiamo scelto proprio perché ci sembra uno dei luoghi più significativi del nostro territorio, peraltro presidiato da una bella comunità monastica che va sostenuta e va conosciuta. E, e lì noi apriremo il 20, con, 20 luglio con un concerto di Angelo Branduardi e il 21 luglio avremo un altro concerto molto bello con il quartetto di Gianluigi Trovesi. Per poi spostarci su Monte Sant'Angelo il 22 luglio dove avremo una un momento che noi dedichiamo all'agroalimentare, in particolare con Slow Food Gargano stiamo organizzando un mercatino dei, dei presidi Slow Food. Invece su mattinata posso annunciare che la tappa sarà aperta il 27 luglio con il, il concerto di Simone Cristicchi e poi torneremo con le nostre tappe itineranti nei due luoghi magnifici che sono ehm, l'Abbazia di Montesacro. Uh, è uh, il parco archeologico di Monte Saraceno dove ci saranno due concerti molto belli uno con uh, Michael Anderson sulle musiche uh, celtiche e irlandesi e l'altro con Vigen Vincenzo Vasi davvero ah. un programma da non perdere tra l'altro state vedendo il sito che scorre dove ci sono le date e eh, le città indicate dove in evidenza ecco ci sono anche questi appuntamenti imperdibili per cui ecco in maniera particolare per quanti dovessero trascorrere eh, le vacanze o parte delle vacanze o semplicemente fossero di passaggio sul gargano nei giorni che vanno dal 13 luglio al 5 agosto c'è una proposta culturale veramente ricchissima e significativa e noi di questo lavoro ti siamo molto grati, caro Franco, perché Grazie. quasi vent'anni di lavoro eh, in, ininterrotto per valorizzare un territorio difficile come il nostro. Ecco, questa non è, eh, non è un ringraziamento banale, non è piaggeria, questa è, è come dire un riscontro oggettivo di un lavoro importante che hai fatto. Eh, evidentemente è stato anche un precursore no? in questo senso, eh, vent'anni fa non si faceva rete come si fa oggi con la stessa prontezza direi, fermo restando magari le tante criticità che ancora abbiamo, per cui grazie davvero. Grazie a voi, noi l'anno prossimo celebriamo i nostri vent'anni e cercheremo di farlo in una maniera molto significativa, stiamo già lavorando per questo. Molto bene, mi auguro ci sarà anche una bella torta grande con 20 candeline così da <ride> sì, poter... Certo. 20 kg di torta. Adolcire tutti. La nostra chiacchierata termina qui, breve ma intensa. Io davvero sono molto felice di averti ospitato per parlare di questa kermesse così importante per il nostro territorio. È aperta ad accogliere turisti, viaggiatori, pellegrini di tutto il mondo. Vi aspettiamo tutti. Grazie. Grazie. Linea alla regia.